Da mercoledì è entrata in vigore l'ordinanza di limitazione dell'orario di apertura per due esercizi commerciali di via Bossolaro, a due passi dal Duomo in pieno centro storico. Alla base dell'ordinanza, firmata dal sindaco Alessandro Cattaneo, motivi di ordine pubblico ed inquinamento acustico. Un'attenta riflessione e un lavoro di squadra con le forze dell'ordine e anche una condivisione in giunta. Siamo arrivati alla decisione di emettere un'ordinanza di chiusura anticipata per due esercizi commerciali siti in via Bossolaro. Ogni volta che si prende un provvedimento del genere è senz'altro un'estrema ratio da utilizzare solo in casi particolari. Già in altre situazioni in città questo strumento ha mostrato la sua efficacia come strumento di deterrenza e anche di risoluzione di problematiche connesse a ciò che attorno a un bar può poi venire indotto. Certo è che arriva dopo un periodo in cui abbiamo costantemente cercato il dialogo, costantemente abbiamo cercato la risoluzione dei problemi esistenti in quella via e non solo, sollevate con grande forza dai residenti insieme a tutte le parti in causa, ma come anche la normativa prescrive, troppi sono stati i casi di risse, i casi anche di spaccio poi accertato, tanto che le forze dell'ordine hanno condotto delle operazioni antidroga che avvenivano in quella via, insomma cercando di far ricorso a ciò che la normativa permette a un sindaco, abbiamo emesso fino alla fine di novembre un provvedimento di chiusura anticipata. Ovvio che dispiace arrivare a utilizzare questi mezzi, però i cittadini, i residenti di quella zona e anche appunto gli episodi accertati e certificati non potevano farci volgere lo sguardo da un'altra parte e quindi siamo intervenuti. Come però tutti i pavesi vedono, l'atteggiamento verso la cosiddetta movida, una pavia vivace, è un atteggiamento che ha sempre messo, anzi siamo stati criticati anche per questo, al centro il coinvolgimento di tutte le parti, i giovani, gli esercenti e i residenti. In maniera focalizzata e puntuale, non generalizzata, andiamo però anche con opere di contrasto come il provvedimento da poco firmato da me. Sono convinto che in un percorso che coniughi l'ascolto e la garanzia di tutti, anche dei residenti, questo sia un passo doloroso ma utile e che la strada del dialogo e del coinvolgimento possa poi riprendere per dare i suoi effetti positivi, ovvero avere una città di Pavia vissuta, vivace, ma anche ordinata e rispettata di tutti.